Ciao a tutti, passiamo con musica. Buonasera a tutti. Controllo un po' l'inquadratura. Ciao a tutti, stasera facciamo una lezione indirizzata a tutto il corpo, proprio per tonificare un po' tutte le varie parti del corpo, braccia, schiena, gambe, glutei. Cerco di indirizzare un po' la pratica a tutto il corpo. Non abbiamo bisogno di particolari supporti per questa lezione, soltanto il nostro tappetino. Aspetto proprio un minuto e poi possiamo partire. Vediamo se così sono un po' meglio. Ok. La pratica di oggi comincia in piedi, quindi andiamo pure sul nostro tappetino, nella posizione di Tadasana. Siamo con i piedi paralleli fra di loro, possono essere uniti oppure leggermente divaricati. Sentiamo bene l'appoggio della pianta del piede a terra, possiamo aprire, alzare bene le dita dei piedi, apri bene le dita e poi le spingiamo bene a terra. Rilassa le caviglie, rilassa le ginocchia, attiva leggermente il quadricipite che si vuole alzare verso l'alto, chiudersi all'interno. Il nostro addome è attivo con l'ombelico che preme verso l'interno, la cassa toracica che sale verso l'alto, le spalle possiamo fare una rotazione in alto verso il basso. Le mani possiamo tenere davanti a noi. Senti il coccige che ruota verso il basso, le spalle sono rilassate, il mento è parallelo al pavimento. Cominciamo a chiudere gli occhi per un secondo. Cominciare a percepire questo allineamento. Il nostro peso è al centro dei nostri piedi. La corona della testa vuole allontanarsi, vuole allungarsi verso l'alto, i piedi si radicano bene a terra. Sentiti ben saldo nella posizione della montagna, radicato, in allungamento verso l'alto. Comincia a connettere con il tuo respiro, fai respiri profondi. Inspira. Ed espira. Continua così per un paio di respiri. Concentrandoti solo sull'allineamento e sul tuo respiro. Lentamente ad aprire gli occhi e allungare le braccia verso il basso. Puoi ritornare con gli occhi chiusi oppure tenerli aperti, come preferisci, come senti il tuo equilibrio oggi. Cominciamo a spostare il peso in avanti e indietro, leggermente, proprio per sentire il diverso appoggio che sui nostri piedi, spostandoci avanti e indietro, possiamo sentire la diversa appoggio del piede, della pelle sotto la pianta del piede. Senti quello che succede, prova a percepire quello che succede sotto i tuoi piedi mentre oscilli avanti e indietro. Puoi anche fare questo con occhi chiusi. E lentamente ritorni al centro e cominciamo a destra e a sinistra a spostare il peso leggermente da un piede all'altro. Mantieni sempre il tuo allineamento, la tua concentrazione sul respiro. Prova a osservare cosa cambia nel tuo corpo quando sposti il peso. Cosa cambia il tuo equilibrio, cosa deve fare il tuo corpo per riportarti in asse. E lentamente ritorni al centro. Apri gli occhi.
e andiamo a spostare la testa verso destra con l'orecchio che vuole raggiungere la spalla destra. Puoi rimanere qui oppure aiutarti con la mano destra sopra la tua testa, appoggiarla, lasciare che il suo peso aumenti questo stretching. Senti la mano sinistra che spinge verso il basso. E ritorniamo al centro, andiamo dall'altra parte, questa volta l'orecchio sinistro che va verso la spalla sinistra. Una volta puoi rimanere qui, puoi aiutarti con il peso della mano sopra la testa. Senti il braccio destro lungo verso il basso, si allontana dalle tue spalle. E torniamo al centro. Facciamo delle rotazioni con le spalle verso dietro, cercando di portare le spalle più vicine alle orecchie possibile. Inspira quando salgono, espira quando scendono. Andiamo dall'altra parte, facciamo rotazioni questa volta in avanti. Inspira su, espiro scendo, inspiro su, espiro scendo, l'ultima volta, inspiro su, espiro scendo. Inspira, portiamo le braccia sopra la nostra testa, prendo il polso sinistro con la mia mano destra, espirando vado in flessione laterale destra. Inspira, torna al centro, afferra il polso opposto, espirando andiamo verso sinistra. Senti sempre l'addome ben forte. Inspiro centro, andiamo ancora dall'altra parte. Apri bene il petto, senti forte l'addome che spinge verso la colonna vertebrale. Inspira centro, espiro, andiamo verso sinistra. Inspiro centro, e questa volta andiamo a portare la mano destra indietro, la mano sinistra in avanti. E vado a guardare dietro di me per una rotazione. E anche guardo in avanti, ma vuoto insieme a me. Inspira centro, torna al centro, braccia su, espira, mano sinistra dietro, braccio su, destro avanti, guardo dietro di me. Spingi l'anca sinistra in avanti, indina con l'anca destra. Un'altra volta, inspiro, braccia su, espiro, torsione verso destra, inspiro, braccio su, espiro, torsione verso sinistra. Di nuovo al centro, inspira su, espirando questa volta piega le braccia a 90 gradi, apri i tuoi gomiti verso dietro, apri il petto, guarda su, apri bene il petto, l'addome sempre forte, supporta la lombare, inspira qua. Espirando stendi le braccia, portale dietro di te, le dita si incrociano, palmi si toccano, stendi le braccia, inspira, apri il petto, apri le spalle e guarda su. E rilascio la posizione, inspira, riporta le braccia su, espirando andiamo a portare il busto in avanti fino a raggiungere il pavimento. Rilassa le ginocchia, se hai bisogno di piegarle, piegale pure, afferra i gomiti opposti e andiamo a oscillare destra e sinistra. Senti il peso della testa verso il basso, le spalle, le braccia rilassate. Continua a respirare. E lentamente rilascia la posizione, le mani sono a terra. Inspirando allunghiamo la colonna vertebrale, guarda in avanti, addome forte. Espirando riscendiamo verso le gambe. Andiamo a fare un'altra volta. Inspira, allunga la colonna vertebrale in avanti, guarda su. Espiro, scendo. Ricordati che puoi tenere le gambe sempre piegate. Inspira, allunga la colonna vertebrale, guarda in avanti. L'addome ben forte. Espiro, andiamo verso le nostre gambe. Bene, andiamo adesso ad aprire le piedi leggermente con le punte dei piedi verso l'esterno, pieghiamo le gambe, andiamo a portare il bacino verso il basso, gomiti alle ginocchia, mani giunte davanti al petto, rilassiamo il bacino verso il basso, allunghiamo la schiena verso l'alto, prendiamo un respiro qua, inspira ed espira. Andiamo a rilasciare la posizione, mani a terra, inspirando solleviamo il bacino, stendi le gambe, piedi paralleli, espira, rilascia. Inspira, apri le punte dei piedi, piega le gambe, porta il bacino giù, espira, affonda nella posizione. Inspiro, ritorniamo su col bacino, stendi le gambe, piedi sono paralleli,
espira, rilascia il busto giù. Ancora una volta, apri le punte dei piedi, piega le gambe, bacino giù, e espirando, portati in malasana con la schiena ben dritta. Inspira, risolleva il busto, il bacino, scusate. Piedi sono paralleli, espira, rilascia. Stiamo qua un attimo a prendere un respiro. Andiamo adesso a portare i piedi paralleli sotto le nostre anche. Inspirando, solleviamo la schiena, allungando la schiena e portiamo le mani una dopo l'altra in vita. Siamo con il nostro busto parallelo al pavimento. Inspira qua ed espira. Senti sempre l'addome e l'ombelico che preme verso la colonna vertebrale. Le quadricipiti sono forti, i piedi sono ben piantati a terra. Apri adesso le mani a lato, inspira qua, ed espirando vai a portare la punta delle tue dita, della mano destra a terra, mano sinistra verso l'alto, guarda verso l'alto, espira. Inspira, ritorna al centro, mani a lato, espira, punta delle dita delle mani sinistra a terra, mano destra verso l'alto, espira. Di nuovo un'altra volta, inspira al centro, espira, vai a portare mano destra giù, mano sinistra su. Inspira, ritorna al centro e espirando andiamo verso sinistra con la mano sinistra a terra, mano destra in alto. Espiro, mani al centro, piega le gambe, inspira, porta tutto su, espirando, mani al petto. Bene, andiamo a portarci, se non siete già, all'inizio del tappetino. Inspira, riporta le mani sopra la tua testa. Espirando, andiamo giù con il busto verso le nostre gambe. Inspira, allunga la colonna vertebrale, guarda in avanti. Espira, rilascia, piega entrambe le mani, le gambe. Le mani sono a terra, un lungo passo con la destra e poi con la sinistra panca. Inspira qua. Ed espirando, andiamo a portare il bacino verso l'alto per cane a faccia in giù. Ci rimaniamo un respiro, inspira. Ed espira. Inspirando, riportiamo il peso in avanti, riportiamoci in panca, abbassa bene il bacino. Espira, riportati in cane, faccia in giù. Ancora una volta. Inspira, portati in panca. Espiro, cane, faccia in giù. Un'ultima volta. Inspira, panca. Ed espirando, lentamente andiamo verso il basso con il busto, appoggiando o no, oppure no, le nostre ginocchia. Rosso dei piedi giù, inspira, cobra senza mani, espiro, scendo, un'altra volta, inspira, mani sopra, su, espiro, scendo, l'ultima volta, inspira, solleva, espiro, scendo. Bene, andiamo a portare adesso le mani sopra la nostra testa, inspirando, vado a sollevare le gambe da terra. Ed espira qua, inspira, solleva il busto e le braccia, guarda in avanti, inspira, allunga bene braccia e gambe, espirando portiamo i gomiti indietro a volersi toccare dietro la schiena e rilascia. Inspira, ripiega le braccia, espiro, allungo, inspiro, piego, espiro, allungo. Ultima volta, inspiro, piega, espiro, allungo, rimaniamo qua, un respiro. Ed espirando, abbassa le gambe, porta le mani al petto, sotto le spalle, spingi con le mani al pavimento, punta i piedi e ci riportiamo dal cane, faccia in giù. Prendiamo un respiro qua, inspira ed espira. Andiamo adesso a piegare le gambe e a portarle vicino al tappetino senza appoggiare il peso. Espirando, riportiamo il bacino verso l'alto, cane faccia in giù. Di nuovo, inspira, ginocchia vicino al tappetino. Espira, solleva il bacino. Un'altra volta, inspirando, senti forte bene l'addome, è l'addome che ti riporta su. Espira, cane faccia in giù. Ultima volta, inspira, rimaniamo qua, un paio, un respiro,
Senti sempre bene l'addome forte. Spingi con le mani a terra. Ed espirando, porta le ginocchia a terra, dorso dei piedi a terra, porta il bacino sui tuoi talloni e rilassa nella posizione del bambino. Inspira ed espira. Bene, risolleviamoci, portati in cane faccia in giù, prendi un respiro qua, inspira ed espira. Prossima inspirazione, solleva la gamba destra verso l'alto, prendo l'anca destra verso l'alto, espira, piega la gamba destra. Cerca una bella apertura dell'anca, il ginocchio vuole aprirsi, andare verso l'alto. Ristendi la gamba. Piega la gamba, porta il ginocchio destro davanti al petto, il peso va in avanti e poi andiamo a portare il piede destro tra le mani. Inspira, quando trovi l'equilibrio, porta il busto verso l'alto, braccia sopra la tua testa, inspira qua. Espirando andiamo a piegare la gamba sinistra verso il basso, le braccia si piegano 90 gradi. Inspira, risolleva tutto su. Espiro. I gomiti si abbassano, il ginocchio sinistro si abbassa senza toccare terra. Inspira, solleva. Espira, riscendiamo un'altra volta. Cerca di aprire i gomiti indietro. E torna su, ispirando. Prossima ispirazione, mano sinistra scende a terra, mano destra rimane verso l'alto, guardo su. Per una piccola torsione, spostiamo adesso il peso sulla mano sinistra, porta il piede destro a incontrare il sinistro, panca laterale. Senti il bacino che si solleva bene verso l'alto. Puoi guardare in avanti per sfidare l'equilibrio, puoi guardare anche verso l'alto. Inspira qua ed espira. Inspirando adesso porta la mano destra a terra, panca. Espiro, scendo verso il basso, inspirando cobra oppure cane faccia in su. Espiro, cane a faccia in giù. Inspira ed espira. Andiamo dall'altra parte. Inspirando, solleva la gamba sinistra verso l'alto. Apri l'anca sinistra verso l'alto sempre. Espirando, piega la gamba sinistra. Cerca di aprire più che puoi il bacino senza aprire la spalla sinistra, che rimane in linea con la spalla destra. Vai adesso a ristendere la gamba sinistra, porta il peso in avanti, piega la gamba, porta il ginocchio sinistro al petto per poi rilasciare il piede sinistro tra le mani. Inspira, solleva il busto sulle braccia. Espirando, piega la gamba, piega la gamba destra, piega le braccia, gomiti verso il basso e indietro. Inspira, risolleva su. Espiro, abbasso. Inspira, solleva. Porta l'addome, il coccige va verso il basso, espira giù. Un'altra volta, inspira. E l'ultima volta scendo, espirando. Inspiro, sollevo nel fondo crescente. Espiro, porto il braccio, la mano destra a terra. Guarda verso l'alto, mano sinistra verso l'alto. Torsione. E spostiamoci in panca laterale sulla mano destra. Porto il piede sinistro, avvicino il piede destro. Solleva bene il bacino da dove è. Senti la mano destra forte, le dita della mano destra aperte che premono anche esse al pavimento. Inspira ed espira. Inspirando adesso porta la mano sinistra in panca, a terra. Espira, portati verso il basso. Inspirando cobra o cane faccia in su. Espiro, cane faccia in giù. Ti ricordo che questo vinyasa puoi sempre saltarlo, puoi sempre aspettare il prossimo flow in cane faccia in giù oppure la posizione del bambino, come ti senti in questo momento. Prendiamo un respiro in cane faccia in giù, inspira ed espira. Con la prossima inspirazione risolleva la gamba destra verso l'alto, espirando riportiamo il piede destro tra le mani. Inspira, porta il busto su, braccio sopra la mia testa.
Questa volta andiamo con l'espirazione, con il busto in avanti in diagonale, le braccia che scendono in una lunga linea con la gamba dietro. Inspiro, risollevo. Espiro, busto in avanti, forte l'addome, braccia indietro, palmi verso il dietro. Inspiro, su. Attenzione all'equilibrio. Espiro, vado in avanti. Inspiro, su. Espiro, vado in avanti, rimango. Da qua posso andare in guerriero 3 direttamente oppure faccio un passo piccolo in avanti per poi andare in guerriero 3. Lascio pure le mani verso indietro oppure sopra la sua testa, tua testa, come preferisci. Senti ben forte l'addome. Le braccia spingono indietro, lontane dalle spalle. Sentiti ben saldo sulla gamba destra. Inspira qua. Espirando, piega la gamba destra per portare con controllo il piede sinistro a terra. Tallone sinistro a terra, inspira, guerriero numero 2. Abbiamo i piedi 90 gradi, in un angolo 90 gradi, uno con l'altro, il ginocchio destro vuole aprirsi verso il mignolino. Inspira ed espira. Inspirando adesso, stendi la gamba destra, braccio sopra la tua testa, espiro, guerriero 2. Braccio ritorno a lato, piega la gamba destra. Inspiro, stendo, sollevo le braccia. Espiro, riscendo, inspiro su, espiro, guerriero numero 2, rimani qua. Inspirando, invertiamo mano sinistra su gamba sinistra, braccio sopra, destro sopra la tua testa, apri bene il petto verso l'alto. Espirando, ci riportiamo a terra, mani a terra, sollevo il tallone sinistro, piede destro in contatto con il sinistro, inspira in panca, espirando, ci portiamo verso il basso. Inspira, cobra o cane faccia in su. Espiro, cane faccia in giù. Bene, continua a respirare. Cerca di non bloccare il respiro, anche se le posizioni sono faticose. Cerca sempre l'armonia nel tuo respiro. Prossima ispirazione, sollevo la gamba sinistra verso l'alto. Espiro, porta il peso in avanti. Questa volta è il piede sinistro tra le mani. Inspira, porta. Busto su, braccia su, al fondo crescente. Inspira qua. Espirando, porta il busto in avanti, braccia giù, in una lunga linea con la tua gamba dietro. Inspira, busto su, braccia su. Espira, in avanti. Inspira su, l'addome qua sempre forte. Espiro, vado in avanti. L'ultima volta. Inspira su. Espira in avanti. Una volta decidi di andare in guerriero 3 direttamente da qui, oppure piccolo passo in avanti, mi preparo, stendo la gamba portante, alzo la gamba destra da terra. Guarda un punto fisso, senti quadricipite sinistro e destro ben forti, l'ombelico che spinge verso la lombare, inspira ed espira. Lentamente piega la gamba sinistra, vai a portare il piede destro a terra con controllo. Inspira, portati guerriero numero 2, affonda sulla gamba sinistra. Senti forte l'addome, il coccige che ruota verso il basso. Attenzione a mantenere il ginocchio sinistro in linea con il tuo tallone sinistro. Inspira, solleva il braccio sopra la tua testa, stendi la gamba sinistra. Espirando, ci portiamo ancora guerriero 2. Inspira, braccio su, stendi la gamba destra. Sinistra, espiro, guerriero 2, ancora una volta, inspiro, stendi, braccio su, espiro, affondo, ultima volta, inspiro, su, espiro, affondo. Prossima ispirazione, inverto, mano destra sopra gamba destra, braccio sinistro su, guarda su, apri bene il petto, espirando, portati giù. Mani a terra, solleva il tallone destro da terra, piede sinistro incontra il destro, panca, inspira, espirando mi abbasso, inspiro, cane affaccia il suo cobra, espiro, cane affaccia in giù. Molto bene, continua a respirare. Andiamo adesso a portare nuovamente con l'ispirazione piede destro in alto.
Espirando, portiamo il ginocchio al petto, peso in avanti, senza appoggiare la gamba. E di nuovo, inspiro, sollevo la gamba, crania faccia in giù, a tre zampe. Espiro, ginocchio al petto. Inspira, sollevo la gamba verso l'alto, crania faccia in giù. Espiro, al petto, ginocchio al petto. Vado adesso a portare il ginocchio verso il gomito sinistro, a stendere la gamba a lato. Posso appoggiarla, decidere di rimanere, rimanga sollevata. Il peso sulla mano destra, tallone sinistro scende, mano sinistra sale, inspira qua. Andiamo adesso a portare la mano sinistra a terra, portarci dall'altra parte, col peso sulla mano sinistra. Questa volta la gamba destra può essere a albero oppure vicino alla mano sinistra, alla piede sinistro. Riscendiamo, riportiamoci ancora con la gamba destra verso sinistra a terra oppure sollevata, braccio sinistro su e di nuovo scambio di mani, sono col peso sulla sinistra, braccio destro verso l'alto. Resisti un'altra volta, andiamo sulla destra, mano destra, ruota di nuovo verso sinistra, mano sinistra su e l'ultima volta andiamo in panca laterale sulla sinistra. Gamba destra in albero oppure poggiata a terra. Solleva il bacino. Lentamente porta una mano destra a terra. Mi riporto in panca. Inspira qua. Espirando vado verso il basso. Inspira cobra o cane faccia in su. Espiro. Cane faccia in giù. Prendiamo un po' di respiri qua. Questo era abbastanza intenso. Inspira ed espira. Ricordati che puoi saltare eventuali flow che non appartengono al tuo corpo a questo momento. Prepariamoci per l'altro lato. Inspira, solleva la gamba sinistra verso l'alto. Espirando, peso in avanti, ginocchio al petto, abbasso il bacino. Inspira, solleva il bacino, cane faccia in giù a tre zampe. Espirando, porti in avanti, ginocchio al petto. Ancora una volta. Inspira, cane faccia in giù, tre zampe. Espirando, ginocchio al petto. Andiamo a portare il ginocchio sinistro a gomito destro, allunga la gamba sinistra. E poi lasciare a terra. Il tallone destro a terra, bacino sollevato, ma bacio destro verso l'alto. Andiamo in panca adesso sulla mano destra, ruota il tallone destro per riappoggiarlo a terra, mano sinistra verso l'alto, solleva il bacino da terra. Un'altra volta dall'altra parte, sposta il peso, la gamba sinistra può stare sollevata dal pavimento. E di nuovo andiamo in panca sulla destra, ricordati che la gamba sinistra può stare in albero oppure terra vicino al piede destro. Andiamo di nuovo sulla mano sinistra, ruota il tallone destro, stendi la gamba sinistra, mano destra su e l'ultima volta andiamo in panca laterale sulla destra, solleva bene il bacino, stendi forte l'addome, lentamente vai a portare la mano sinistra a terra, ma il piede sinistro a terra, inspira, espirando scendiamo, inspira cobra, okay, la faccia in su. Espiro, cane faccia in giù, inspira ed espira. Riprendiamo un attimo il fiato, piega un attimo le ginocchia, portale al pavimento, ci portiamo nella posizione del bambino con le ginocchia aperte e ci rilassiamo in avanti. Fronte al pavimento, prendiamo un paio di respiri. Inspira, espira. Bene, andiamo adesso a portarci a fare gli ultimi flow prima di rilassarci. Portiamo le avambraccia a terra, allunghiamo le gambe indietro, rimaniamo con le ginocchia sollevate, siamo testa, bacino e piedi in una lunga linea. L'addome preme verso
la colonna vertebrale. Andiamo a piegare la gamba destra, portare il ginocchio destro al tricipite destro e poi lo riportiamo sul posto. Sinistro, giù, destro, ritorno, sinistra, torno, destro, ritorna, sinistra, ritorna, ancora un paio, ritorna, sinistra, ritorna, destra, torna, e l'ultimo, sinistra, torna, rimani in panca, sulle avambraccia. Andiamo adesso a portare l'anca destra verso terra e riportarla al centro. Espiro quando vado a sinistra, inspiro centro, espiro destra, e su, sinistra, centro, destra, centro, sinistra, centro, destra, centro, sinistra. Ultimo ciclo, destra, ci siamo quasi, sinistra, centro, rimani un respiro, espirando con controllo, portiamo l'addome a terra, ci rimaniamo in sfinge, è teso, spalle, spingere le spalle bene giù, i glutei sono forti, l'addome è forte e rilassa tutto giù, porta un orecchio al pavimento e allunga le braccia al pavimento, rilassa un attimo qua, ok, vai a portare le mani sotto le spalle, decidi se vuoi passare su quattro punti oppure puntando i piedi ti vai a portare in panca e poi o i quattro punti e poi cane faccia in giù, inspira ed espira, vai a piegare adesso le ginocchia, ci riportiamo con il bacino sui talloni, scusate sono un po' sudata. Spostiamo le fianche da una parte, allunghiamo le gambe in avanti. Ancora un attimo di fatica prima di concludere. Stendi bene la schiena verso l'alto, apri bene il petto, sposta il peso, il busto indietro e solleva la gamba, le gambe da terra per la posizione della barca. Puoi rimanere qui oppure stendere le mani in avanti. Inspira, espirando portiamo busto e gambe verso terra, senza appoggiare, inspira, ritorna in barca, espira, abbasso, inspira, risali, espira, abbasso, inspira, risali, barca, espira, scendo, l'ultima volta, inspira, barca, espiro, scendo, prova a rimanere un respiro, inspira, ed espirando lentamente, rilascio verso terra. Ultima fatica, siedi la gamba a sinistra verso l'alto. Punta i piedi, vedi entrambe le gambe, le braccia sono lunghe in avanti. Inspirando vado a sollevare le scapole da terra, spalle e testa da terra. Inspira qua, espira, sforbiciamo, gamba a sinistra su, gamba a destra giù. E scambio, le gambe non si appoggiano a terra, sinistra e destra. Sinistra e destra, sinistra su, l'ultimo ciclo, destra, sinistra, destra, continua a respirare, cerca di sorridere anche quando c'è tanta fatica e rilascia, piega le ginocchia, porta le ginocchia al petto, comincia a recuperare un po' del tuo respiro. E andiamo a stendere la gamba sinistra verso terra, il ginocchio destro rimane lì, stringilo bene, spingilo bene verso il petto. E adesso afferrare la gamba dove arriva, può essere ai polpacci, può essere le caviglie, il piede, oppure afferrare il tuo alluce con l'indice medio della mano destra, andiamo a stendere la gamba destra, sopra di noi. Non importa dove arriva o dove riesci ad afferrare la tua gamba, cerca di rimanere più rilassato possibile, dare una piccola lavoro. È diminuita.
Prova a recuperare il senso di gratitudine verso il tuo corpo, verso te stesso, di aver fatto un ottimo lavoro. Vai adesso a piegare la gamba a sinistra e a portare il ginocchio a destra, all'esterno del diverso, e spingerlo bene verso il basso, in modo tale che la tibia sia perpendicolare al pavimento. Senti anche l'anca a sinistra ben appoggiata al pavimento. Continua a respirare. E lentamente vai a piegare la gamba a sinistra, porta il piede sinistro a terra e porta la caviglia a destra sopra la coscia sinistra. Puoi decidere di rimanere qua se lo stretching è abbastanza intenso, oppure alzare la gamba sinistra da terra, afferrarla e spingere le gambe verso il petto. Ricordati di mantenere il piede destro flesso. Cerca di non resistere allo stretching, non di lasciare andare. Prova magari anche a chiudere gli occhi. Lentamente vai a riappoggiare, se era sollevato, il tuo piede sinistro a terra, accavalliamo le gambe, destra sopra sinistra, le braccia sono a lato, andiamo a lasciare andare le ginocchia verso sinistra. Fai attenzione che entrambe le spalle e le scapole siano ben a terra, andiamo a ruotare la testa verso destra. Ottimo modo per rilasciare le tensioni a livello lombare e anche della metà schiena, sono proprio le torsioni. Rilassano, massaggiano gli organi interni, soprattutto l'apparato digerente, digestivo, e rilasciano le tensioni tra le vertebre, allungano la colonna vertebrale. Un ottimo modo per concludere una intensa attività, anche solo per rilassarsi. Lentamente adesso vai a portare il ginocchio al petto e spingi ancora un'ultima volta verso il petto e poi andiamo a stendere la gamba destra a terra. Andiamo adesso a afferrare la gamba o il piede dove potete e andiamo a stendere la gamba sinistra verso l'alto. Cerca di rilassare tutto quello che non è coinvolto in questo stretching, le braccia, le spalle, terra, il collo, magari la mandibola, la lingua nella tua bocca. Rilassa. Manda il tuo respiro là dove senti troppa tensione. Andiamo adesso a piegare la gamba a sinistra, afferra pure il piede dalla parte esterna, dal piante del piede, e spingi verso il basso il ginocchio che rimane vicino alla spalla, tibia perpendicolare al pavimento. Cerca di mantenere la parte destra, l'anca destra del bacino a terra. Andiamo adesso a piegare la gamba destra, piede destro a terra, caviglia sinistra, coscia destra. Ricordati di rimanere qui oppure sollevare la testa, afferrarla e spingere le gambe verso il petto. Piede sinistro flesso.
lentamente portiamo il piede destro a terra, cavo sopra a destra, abbandoniamo le ginocchia verso destra, braccia a lato, spalle ben piantate a terra, testa vuota verso sinistra. Connetti col respiro. Prova a ricercare un senso di calma nella tua mente, di serenità, tranquillità, proprio come è il tuo corpo in questo momento. Mentalmente riportiamo le ginocchia al petto, prova a portare anche magari la fronte verso le ginocchia, stringe forte e rilascia. Portiamoci in Shavasana, allunga le gambe a terra, lasciale aprirsi naturalmente. Cerca di fare tutti gli ultimi aggiustamenti prima del rilassamento finale, se hai bisogno di fare dei movimenti. Prendi un bel respiro, abbandonati in Shavasana, chiudi gli occhi. Respira. Prova a fare uno scan del tuo corpo, uno scan, come se fosse dentro una macchina da scanner. Dai piedi, dalle nostre radici, visualizza e ascolta. Poi vai su verso le caviglie, la tibia, quindi la polpaccia, le ginocchia, l'incavo delle ginocchia, dietro. Poi vai verso le cosce, quadricipiti, bicipiti femorali, avanti e dietro, la parte laterale. Prima di arrivare ai glutei, prova a sentire l'appoggio del centro del tuo bacino a terra. Adesso vai verso le tue anche, l'osso pubico. L'addome, l'ombelico, i fianchi. Adesso prova a percorrere la tua mente, la tua cassa toracica, a partire dallo sterno. Vai dietro verso le tue colonne, verso la colonna vertebrale, verso le vertebre. Arriva su fino alle scapole, clavicole, spalle. E scendiamo sulle nostre braccia, gomiti, avambraccio, polso, dita delle mani. E in ultimo prova ad andare verso la cervicale, il collo, la parte davanti del collo, mandibola, il viso, sopracciglia, fronte. E infine la corona della testa. Ascolta il corpo, ascolta il tuo respiro. Se vuoi puoi rimanere in Shavasana, rimani pure, spegni il computer e continua. Altrimenti puoi svegliare il tuo corpo insieme a me, muovendo magari le dita delle mani, dei piedi, caviglie, polsi. Portando la testa a destra e a sinistra, leggermente, piano piano. Porta le mani sopra la tua testa,
Inspirando, prova a fare un ultimo stiracchiamento al corpo, dai piedi alle mani ed espirando, lascia di nuovo andare. Piega le gambe, ruota sul fianco. Tieni sempre gli occhi chiusi, prova a portarti leggermente, lentamente in una posizione seduta. Senti la schiena bella dritta. Le spalle sopra il tuo bacino, le mani giunte davanti al petto. Inclina leggermente la testa in avanti. Per concludere questa pratica insieme, prendiamo un bel respiro profondo, inspirando dal naso ed espirando dalla bocca. Ci prepariamo, inspira ed espira. Con delicatezza. Comincia ad aprire gli occhi. La lezione di oggi è finita. Namaste. Grazie a tutti per aver partecipato a questa lezione. Se vi è piaciuta, cliccate mi piace al video. Potete anche iscrivervi al mio canale YouTube e cliccare la campanella così avete tutte le notifiche delle nuove lezioni che faccio online. Grazie mille a tutti, buona serata. Vengo a spegnere.